Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Libro di Cielo, volume 7, capitolo 37, 10 agosto 1906. Continuando il mio solito stato, appena ho visto il benedetto Gesù, mi ha detto: Figlia mia, di qualunque minimo piacere l'anima si priva in questa vita per amore mio, tanti paradisi di più le darò nell'altra vita, sicché un contento di meno di qua, un paradiso in più di là. Immaginati un poco quante privazioni tu ho subito in questi 20 anni per causa mia. Ed io di quanti più paradisi ti darò in cielo. Ed io nel sentire ciò ho detto: mio bene, ma che dite? Io mi sento onorata e quasi debitrice a voi che mi date l'occasione di potermi privare per amore vostro e mi dite che mi darete altrettanti paradisi. E lui ha soggiunto: ed è proprio così. Deo gratias.
Capitolo 38, 11 agosto 1906. Trovandomi nel solito mio stato, vedevo il mio adorabile Gesù con una croce in mano, tutta piena di perle bianche, che facendomi un dono la poggiava sul mio petto, la quale si è internata dentro del mio cuore come dentro di una stanza. Gesù mi ha detto: figlia mia, la croce è un tesoro ed il luogo più sicuro dove mettere in salvo questo pregiato tesoro è l'anima propria. Cioè è luogo sicuro quando l'anima è disposta con la pazienza, con la rassegnazione e con le altre virtù a ricevere questo tesoro, perché le virtù sono tante chiavi che lo custodiscono per non sciuparlo ed esporlo ai ladri. Perché se non trova specialmente la chiave d'oro della pazienza, troverà questo tesoro tanti ladri che lo ruberanno e ne faranno sciupio. Capitolo 39, 25 agosto 1906. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, mi pareva di vedere sacerdoti, prelati, intenti all'interesse e alle scienze umane, che il loro stato non è necessario. Aggiunto uno spirito di ribellione alle autorità superiori, a loro. Nostro Signore, tutto afflitto, mi ha detto: figlia mia, l'interesse, le scienze umane e tutto ciò che al sacerdote non appartiene vi forma una seconda natura fangosa e marciosa, e le opere che escono da questi tali, anche sante, mi puzzano tanto e ne sento tanta nausea che mi sono intollerabili. Prega e riparami queste offese che non ne posso più. Capitolo 40, 2 settembre 1906. Dovendo fare questa mattina la comunione, stavo preparato a fare il giorno di ritiro, cioè a prepararmi alla morte. Dopo fatta la comunione stavo a dire a Gesù benedetto: facciamo adesso i conti per non riservare all'ultimo estremo della vita. Io stessa non so come devo trovarmi, non faccio nessuna riflessione sopra me stessa e non riflettendomi non avverto me stessa e quindi non sento né timori né scrupoli né agitazioni, mentre vedo e sento che gli altri più assai buoni di me ed anche le stesse vite dei santi che leggo tutti fanno riflessione sopra se stessi, se sono freddi o caldi, se tentati o calmi, se si confessano bene o male, e quasi tutti timidi, agitati e scrupolosi. Invece tutta la mia attenzione è di volervi, di amarvi e di non offendervi, e del resto non faccio conto di niente. Pare che non ho tempo da pensare ad altro, e se mi metto con impegno di farlo, una voce interna mi scuote, viene in prova e dice: vuoi perdere tempo? Vada a fare le tue cose con Dio. Quindi io stessa non so nello stato in cui mi trovo, se fredda, se arida, se calda, e se uno volesse conto non saprei darlo di certo. Io credo che ho sbagliato, perciò facciamo adesso i conti affinché possa mettervi rimedio. E dopo averlo pregato e ripregato mi ha detto: figlia mia, io tengo te sempre sulle mie ginocchia, tanto stretta che non ti do tempo di pensare a te stessa. Ti sento come un padre può tenere il suo figlio piccolo sulle sue ginocchia, che ora gli dà un bacio, ora una carezza, ora gli imbocca con le sue mani il cibo, ora se il piccolo figlio inavvedutamente si macchia lo stesso padre pensa a pulirlo, ora se il padre si fa vedere afflitto il piccolo lo consola, gli asciuga le lacrime, ora se si mostra irritato il piccino lo calma. Insomma, il padre ha la vita del piccino, niente pensiero gli fa prendere di lui stesso, né se deve mangiare, né se si macchia, né se deve vestirsi, neppure se deve dormire. Che facendo delle sue braccia una culla, lo culla per farlo assonnare, lo fa dormire sul proprio seno. Ed il piccino è tutto il sollievo e la vita del padre. Mentre gli altri figli grandi badano ad assettare la casa, a pulirsi loro stessi e da tutti gli altri affari. Così faccio io con te, come una figlia piccola ti tengo sulle mie ginocchia, tanto intimamente a me unita, da non farti sentire te stessa, ed io penso e prendo cura di tutta te, a pulirti se sei macchiata, a nutrirti se hai bisogno di cibo, insomma di tutto ti prevengo per primo, in modo che tu stessa non avverti i tuoi bisogni. E col tenerti intimamente a me stretta è una grazia che ti faccio, perché da molti e molti difetti sfuggi, mentre se avessi il pensiero di te stessa, in quanti difetti saresti caduta. Perciò pensa a fare l'ufficio tuo verso di me, di figlia piccola, e non pensare ad altro.
tranne l'ultimo, brevi, densi e variegati punti di meditazione ci vengono da questi brani, che cominciamo piano piano a vedere. Diciamo che i primi due, con il secondo che parla della preziosità della croce, sono, diciamo, sotto certi punti connessi. Gesù spiega un principio fondamentale nella vita ascetica, e chiaramente sottoposto alla nostra fede, perché bisogna soprattutto crederci a queste cose. E dice: di qualunque minimo piacere l'anima si priva in questa vita per amore mio, tanti paradisi di più le darò nell'altra vita. Quando Gesù nel Vangelo spiega e alla polemica, insomma, dei farisei che dicevano: ma i tuoi discepoli non digiunano come tutti gli altri, noi ci pensiamo poco, la risposta che dà è una qualificazione del tutto peculiare del digiuno cristiano, che certamente in tante altre religioni anche si digiuna, e il digiuno ha un valore oggettivo, espiatorio, impetratorio, riparatorio, eccetera, ascetico anche, se vogliamo, no? Quindi attraverso le rinunce ci si fortifica nella fermezza della volontà, eccetera. Ma Gesù, quando dà quella risposta, e la cito perché è, come dire, l'attualizzazione, o meglio il prequel di quello che qui dice, il prequel autorevole, il prequel da rivelazione pubblica, e dice una cosa del tutto singolare, cioè: guarda che gli invitati a nozze non possono digiunare mentre lo sposo è con loro, ma quando lo sposo gli sarà tolto, digiuneranno. E perché digiuneranno? Per dire allo sposo: guarda che mi manchi tanto, d'accordo? Cioè, io vorrei stare con te e sto in lutto perché tu non ci sei. Allora, questo è il valore aggiunto del digiuno cristiano, e questo è il senso di quello che dice. Non si tratta che Gesù vuole che stiamo tutta la vita a soffrire, o che non gustiamo le cose belle della vita, no? Cioè, figuriamoci, nella vita della divina volontà c'è esattamente l'insegnamento contrario. Gesù invita a riconoscere tutta quanta la bellezza del creato, tutti ti amo Dio, di cui ci costella, insomma, in tutte le cose, dal sole che sorge, al cibo che mangiamo, al calore del sole, tutto. Ecco, questo però non toglie, anzi, che è possibile, ecco, per amore di Gesù, dire: guarda, questo sacrificio, questo piacere me lo privo, ma non me lo privo volentieri, d'accordo? Perché è un modo per dirti quanto ti amo e quanto mi manchi. Un linguaggio molto molto semplice, cioè, ieri parlavamo della virtù della semplicità, no? Ecco, quindi con questa semplicità, e Gesù dice: bene, tanti paradisi di più avrai nell'altra vita, perché hai, come dire, mostrato a Gesù quanto lui è importante per te, quanto lo ami, e quindi è sacrosantissimo che lui ti ricompensi in amore. Quanti paradisi avrai più nell'altra vita? Certamente non possiamo comprendere molto bene questa cosa, che non conosciamo il paradiso, però è quella che in teologia dogmatica si chiama la gloria accidentale, che sarà enormemente più grande, ecco, in proporzione all'amore che abbiamo avuto nei confronti di Gesù, e che si dimostra proprio con questa capacità di offrire piccole privazioni per amore suo. Cioè, quando l'anima è mossa dall'amore, poi le privazioni sono nulla, sono veramente nulla. Cioè, quando noi rimaniamo stupiti di quello che a volte hanno fatto certi grandi santi, che hanno fatto delle mortificazioni, delle penitenze veramente impressionanti, sì, rimaniamo stupiti, ma certamente si tratta di cose grandi, però questi lo amavano a Gesù, non per scherzo, d'accordo? Ma sul serio. E l'amore rende tutto leggero. Tutto, anche delle cose che uno dice: ma come ha fatto questo a fare questa cosa? Non lo capisci perché tu non ami, perché se amassi forse non ci avresti la forza di fare la stessa cosa, che è anche una grazia, insomma, alcune grandi opere dei santi, si dice in ascetica, vanno più ammirate che imitate, non bisogna avventurarsi, insomma,
inopportuni o imprudenti, insomma, gesti ascetici straordinari, no? Però è l'amore il segreto che rende tutto quanto leggero. Quest'amore si alimenta appunto attraverso questi gesti che sono delle attualizzazioni volontarie del mistero della croce. Una privazione non è altro che prendere volontariamente una croce. Ecco. Poi ci sono tutte quante quelle che il Signore ci chiede, ci manda, piccole o grandi che siano. E Gesù spiega, questa immagine molto bella, sta croce con la perle bianche, costellata di perle bianche, che la interna dentro il cuore di Luisa, no? E poi spiega le perle bianche, la croce è un tesoro. Un tesoro significa il bene più prezioso che esiste al mondo, perché la croce ci distacca dalla terra, ci purifica da tutte le macchie, ci rende conformi a Gesù e ci dà la possibilità di vivere con perfezione l'amore di Dio, l'amore del prossimo. Quindi certamente la nostra natura avversione verso la croce, e questo si supera con quella che Gesù chiama la chiave d'oro della pazienza, che è la pazienza proprio come virtù, che è una parte della fortezza, è proprio la capacità di sopportare i dolori, le avversità della vita. Quindi, purché si abbia questa chiave d'oro, il Signore insignisce i suoi discepoli, i suoi figli del tesoro delle croci perché possano diventare grandi santi. Ecco. E non si diventa grandi santi neanche nella divina volontà, questo senza la croce. Gesù spiegava, cioè pensiamo anche alla vita di Luisa, no? Dice, di ogni cosa di cui l'anima si priva sono dei piccoli cieli. Sono 20 anni che t'ho messo a letto e quindi pensa un po' di quante privazioni hai subito tu, cioè, quando uno sta a letto è cioè, privo di tutto, anche del piacere insomma, di andarsi a fare una passeggiata, no? Che è una cosa insomma, sciocca, quando lei stava rigidita, anche della possibilità di muoversi autonomamente, no? E di tantissime altre cose. Adesso insomma, non è difficile insomma, immaginarsi che cosa possa significare, insomma, stare allettati per così tanto tempo. 20 anni sono tanti, sono, e molti altri ne avrebbero passati in quelle condizioni. Ecco, adesso veniamo a un paragrafetto un po' delicato, che dobbiamo meditarlo non per giudicare, o per, come dire, caricarci, ecco, contro alcune cose che non funzionano, ma tenendo presente quello che Gesù ha chiesto a Luisa, prega e riparami queste offese. Quindi non bandire le 420, oppure comincia a maltrattare i ministri, o a sparlarne male a destra e a sinistra, o a disprezzarli, o a non rispettarli, o cose di questo genere. Quindi attenzione, per queste cose Gesù non le ha mai autorizzate a nessuno, e non si possono, non si devono fare nemmeno quando si avrebbe, come in questi casi, apparente ragione di farlo. Apparente ragione non perché non sia fondata nei fatti, ma perché davanti a Dio non è una buona ragione per inveire, giudicare, sparlare. Ecco. Tre cose che non piacciono a Gesù nei sacerdoti e che purtroppo gli causano questa seconda natura fangosa e marciosa, tale che le opere che compiono, anche sante, dice, arrivano a Gesù come puzzolenti, lo nauseano, sono intollerabili. E questo evidentemente fa risentire anche certamente della qualità del loro ministero anche nei confronti delle persone. Perché i fedeli ce l'hanno il naso, insomma, lo percepiscono, insomma, quando un ministro è un uomo di Dio, vive come dire da uomo di Dio, oppure è impelagato in tutte queste cose. L'interesse e le scienze, qui, insomma, l'interesse in questo contesto storico sappiamo quanto Papa Francesco sta continuamente, ecco, ammonendo e a volte randellando, fa bene, contro questo tarlo, ecco, che può prendere
i sacri misti, che non devono avere interessi umani, non devono ambire a posti importanti, a carriere, né tantomeno al Dio soldo, che è una delle cose che più scandalizza, tra l'altro, i fedeli. Lui non sta soltanto randellando, lui sta dando l'esempio di questo, e lo dava anche quando era cardinale prima di essere papa. E c'è anche il problema delle scienze umane, cioè un prete deve essere un uomo di Dio, cioè ci sono tante belle cose, insomma, no? Che ne so, la letteratura. A me pure ogni tanto, quando ripenso, dice alla Divina Commedia, che tra l'altro pure una cosa, insomma, a sfondo religioso, mi viene, diceva, dico, peccato che queste cose si studiano quando uno è ragazzino che non ci capisce niente, quanto sarebbe bello rileggere la Divina Commedia, non della Divina Commedia, ma non lo farò mai. Non perché non sia una cosa buona la Divina Commedia, ma perché un prete deve riempirsi di altro, insomma, deve riempirsi di Dio, perché di scienze, cioè, oggi specialmente poi, insomma, con tutto quanto il sapere diffuso, con i progressi, con gli studi, con gli scienziati, con la rete, insomma, di scienza umana ce n'è aiosa, quanto ne vogliamo, c'è bisogno che un prete faccia il maestro di scienza umana, e che invece di scienza divina ce n'è poca. Ecco, poi un'altra cosa, attenzione, questo spirito di ribellione alle autorità superiori a loro, che non si deve mai avere verso nessuno e per nessun motivo, non è mai questo un segno che viene da Dio, questo dobbiamo tenerlo ben presente, ben presente. Questi sono criteri di discernimento che possono, come dire, essere accidentalmente utili per discernere magari a quale sacerdote parlare di cose delicate, insomma, fidarsi per un consiglio spirituale. Questo tutti i fedeli fanno, questo discernimento, questo non è peccato farlo, ecco, è peccato giudicare la persona, è peccato sparlarne male, andare a dire ma guarda questo, anche se si trattasse di cose, di fatti pubblici e notori, cioè anche se un sacerdote facesse pubblicamente cose di questo genere, la risposta è il silenzio orante e la riparazione per chi è capace, niente altro che questo. Dicevamo, ho fatto il nome di quel ministro, ma tanto lo sanno tutti che pensa così. Tu non fare quel nome, mai. E meno ne parli e meglio è, perché sono cose che già fanno tanto soffrire Gesù, e andarne a rivangare, a riparlare, a diffondere, a pubblicizzare, lo fanno soffrire ancora di più. L'unica cosa è pregare il Signore che mandi qualche luce, insomma, a quei ministri che si comportassero in questo modo, perché si possano ravvedere, per il bene non solo loro, ma anche per la gloria di Dio e per il bene di tutte le anime che sono loro affidate. Questa è la cosa fondamentale. Il resto non occorre. Chiaramente i sacerdoti che ascoltano queste parole di Gesù devono fare un buon esame di coscienza e vedere, insomma, come si trovano, no? Prendendo molto sul serio le parole molto forti che Gesù usa. Quindi le loro opere mi pulsano tanto e sento nausea, addirittura mi sono intollerabili. Quindi se non si correggono queste cose, passando all'ultimo argomento, insomma, quando arriverà il momento di rendere i conti, qui Luisa, ecco, innanzitutto cogliamo nell'ultimo paragrafo degli esercizi ascetici che si facevano un tempo, no? nella meditazione, c'era l'esercizio della buona morte, cioè io mi metto davanti al Signore e dico, senti, facciamo i conti adesso, se morissi adesso che cosa dobbiamo fare, come sto messo. Oggi a volte si guarda, insomma, a questi esercizi, insomma, con qualche sorrisino ironico, insomma, sembrano cose un po' infantili o con occhi di sufficienza, insomma. E io andrei cauto, insomma, con queste prese di distanza un po' troppo frettolose, ecco, da esercizi che hanno formato e plasmato santi, insomma, no? Quindi, e che comunque sono molto molto utili, è molto utile mettersi davanti al Signore, magari molti lo dicono, ma se il Signore mi chiedesse conto della mia anima oggi, che gli vado a raccontare? Io quando celebro i funerali, insomma, trovo sempre
modo per dire a me stesso, dico, guarda che domani ci sarai tu dentro quella cassa da morto, che gli racconti al nostro Signore? E cerco sempre anche delicatamente di invitare i fedeli, come dire, a, in parte a santificare questo momento drammatico, insomma, di lutto, di sofferenza, con il ricordo, con la percezione, cioè, che quello un giorno capiterà a noi. E se ci trovassimo noi oggi dentro quella barra, che gli raccontiamo al nostro Signore? Quindi questo è cosa tutt'altro che da disprezzare o su cui fare frettolosa ironia, a mio avviso. Comunque, detto questo, Luisa comincia, cioè, come sempre, lei non si rende conto con le cose che dice, si dà la lode più grande che si possa dare, perché Luisa nel suo preoccuparsi dice, ma io non ci penso a me stessa, non avverto difetti, non avverto timori, non avverto scrupoli, non avverto agitazioni, sto tutto tranquillo, sto sempre a pensare a Gesù, a volerti, ad amarti e a non offenderti, e del resto non me ne importa niente, cioè. E quindi non mi sento turbata, non mi sento agitata, quindi mi sa che mi devi far agitare tu, nostro Signore mio, perché qua non va bene che mi sento così. Fa questo tipo di ragionamento, quindi sì, da questi passaggi, no? Ecco, ieri meditavamo sulla semplicità, ecco, è la semplicità di un bambino, no? Che non si rende conto che, perché se si rendesse conto non avrebbe dette quelle cose, cioè si è data la lode, una delle lode più belle che ci si potrebbero dare, no? Da sola, ovviamente non se ne rende conto, quindi altrimenti non l'avrebbe fatto, essendo animata da spirito di santità. E quello che pensava essere un problema, un grande difetto, era in realtà grande virtù, perché ecco, lui si trova in uno stato superiore rispetto a quelli anche di grandi santi, come sappiamo, però ancora molto impelagati nella volontà umana. Ma il termine ultimo, ecco, ed è anche insomma la quintessenza della vita nella divina volontà, è che tu a te ci pensi proprio, cioè non ti provo a occupare, cioè come stai, se non fai, cioè, perché quando uno ha realmente attenzione, quindi realmente il cuore in Gesù, quindi veramente non pensa ad altro che a Lui, lo vuole, cerca tutti i modi possibili di amarlo, di accontentarlo, di servirlo, di non offenderlo, ma a che serve che sta a crogiolarsi, a ripiegarsi su se stessa, a dire ma che ho fatto, che non ho fatto, che dico, che non dico, eccetera, eccetera, no? E qui Gesù, tra l'altro, poi anche qui le spara abbastanza grosse, insomma, le dice abbastanza forte, dice chi fa così non deve preoccuparsi di niente, nemmeno di vestirsi, nemmeno nessun pensiero, né se deve mangiare, né si manca, nemmeno se deve dormire, gli faccio da culla io, lo faccio dormire sul mio seno. Dice, così faccio io con te, come una piccola figlia, è tanto intimamente a me unita da non farti sentire te stessa. Questo è l'ultimo stadio stadio di santità più grande di questo, non c'è su questo mondo. Cioè che tu ti accorgi proprio di te, cioè pensi soltanto a qualcun altro, ed è proprio la dimensione più profondamente sponsale, no? Cioè, anche un matrimonio umano, sapete qual è un grande matrimonio umano? Un grande matrimonio umano in cui lo sposo non pensa nient'altro che alla sposa, e la sposa non pensa nient'altro che allo sposo. Cioè, io non esiste più, esiste tu, cosa piace a lei, cosa interessa a lei, di cosa è contenta a lei, come faccio per togliergli una fatica, per risparmiargli una cosa, cose di questo genere, così. Perché i matrimoni, come dire, cominciano a traballare? Perché, io ti ho fatto questo e tu invece non mai fatto quest'altro. Però io ho questi interessi, io ho queste esigenze. Tutte quante cose lecite, tutte cose anche giuste, no? Pensare a noi stessi. Non è un buon pensiero. Certamente, se non siamo arrivati a questo livello, attenzione a prendere sempre bene le parole di Gesù, è certo che dobbiamo fare l'esame di coscienza, è certo che dobbiamo fare attenzione a andare a vedere, l'abbiamo visto tante volte, le motivazioni profonde delle nostre azioni, se stiamo facendo la volontà di Dio, eccetera, eccetera, no? Quindi non facciamo
non traiamo conclusioni troppo precipitose, no? Quindi non mettiamoci soprattutto nei panni di chi insomma ha già raggiunto un grande grado di santità come era Luisa, no? Quindi non andiamo a prendere in prestito disposizioni che potrebbero non appartenerci, però certamente questo ci dà una direzione di marcia, che poi non è altro, Gesù conclude dicendo: guarda, tu sei la mia figlia piccola. Questa è la famosa piccola via dell'infanzia spirituale, no? di Santa Teresina, è una applicazione, una parafrasi di chi proprio diventando perfettamente bambino, torniamo ancora, ecco, queste sono attuazioni della famosa semplicità. Questo, ecco, ieri dicevo, è difficile descrivere la semplicità. Ecco, in questo paragrafo ce l'abbiamo una descrizione esistenziale, c'erano le cose che dice Luisa in quello che gli risponde Gesù, cioè ecco chi è un'anima semplice, che si è semplificata tutto, capito? Cioè, d'accordo? Un bambino non deve pensare a vestirsi perché lo veste la mamma, non deve pensare a mangiare perché dà da mangiare la mamma, non deve pensare a quando andrà a dormire perché lo mette a letto la mamma, pensa più a niente, d'accordo? Se non a stare veramente abbandonato nelle mani della mamma, no? Che il Signore ci possa presto condurre a tale felice e beato stato. Bene, Santa Vergine Maria, ecco, insegnaci l'arte di amare Gesù e la leggerezza, insomma, nel privarci di qualunque cosa per Lui, la cui compagnia, ecco, la cui presenza, il cui amore rendono tutto meno che niente, insomma, come tu ben sai, come tu sempre hai vissuto. Concedici sempre di avere un grande amore alla croce, un grande amore ai ministri, per cui tu sempre la ricordi e raccomandi solo e soltanto di pregare, sempre, senza fare altro, e che possiamo fare nostro questo monito. E poi, tu l'eterna e santissima bambina, non è questa offesa per te, questo è grande titolo di gloria, ecco, prendici per mano e guidaci a diventare così, quando Dio vorrà, completamente abbandonati come bimbi in braccio alla madre, nelle mani tue, nelle mani di Gesù, nelle mani della Santissima Trinità, ecco, e fusi con il Fiat Supremo. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.